Ciao ragazzi, siamo gli Atleti Gorilla, esperti del fitness. Oggi qua in diretta alla nostra palestra, dal nostro studio, come potete vedere, siamo qui per parlare di come ricominciare ad allenarsi, perché le feste sono finite adesso. Le feste sono finite, vi state guardando allo specchio, non vi piacete, non siete soddisfatti, volete magari anche come buoni propositi del nuovo anno cambiare un po', ecco. Siete qui, siete su questo video proprio per questo. Allora, diciamo che questa qui è proprio una chiacchierata che andiamo a fare insieme, non siamo scritti comunque niente, per darvi dei consigli che poi sono sempre quelli, sono sempre i soliti, insomma, no? Però poi tutte le persone, quando poi decidono di rimettersi in forma, poi fanno sempre gli stessi errori. Allora, il primo consiglio è quello di cominciare lentamente, cioè non dovete partire a carrello, cioè so che ora siete carichi, siete motivati, siete felici, siete contenti, avete questa voglia, questa fretta di voler cambiare, però purtroppo non si può cambiare in così tanto tempo. Quindi diciamo che il segreto per avere risultati è la costanza, quindi dovete fare piuttosto poco, ma spesso, piuttosto che fare magari adesso un mese a cannone, vi iscrivete in palestra, spingete, eccetera, e poi mollate. Quante volte magari avete fatto così? Vi siete iscritti in palestra ogni anno, fate l'abbonamento annuale e dopo un mese non andate più. Sì. Ecco, infatti, da questo punto di vista, magari se volete, se potete, avete la possibilità, un consiglio che vi diamo è non cercate le palestre che vi ingabbiano subito con l'annuale, perché in realtà voi dovete capire se vi piace la palestra, se vi piace l'ambiente, se vi trovate bene. E non basta un giorno di prova, sempre se lo fate, per capire se questo va bene o no. Dovete fare almeno un mesetto, quindi piuttosto pagate un po' di più, fate magari un abbonamento mensile o trimestrale, sarebbe il top. Datevi un tempo di 3 mesi, quindi un tempo molto molto più breve, cioè non no, un anno, io voglio fare tutto subito, perché tanto abbiamo visto anche tanti ragazzi che vengono in palestra a noi che poi mollano. Esatto. Quindi fate un abbonamento, un mese, top sarebbe 3 mesi, perché in 3 mesi capite se riuscite ad andare, riuscite a non andare, se vi piace, se è faticoso, cioè poi toccatevi, è proprio capitare qualsiasi cosa in quei 3 mesi là, magari mollate, magari insomma il lavoro, vi spostate eccetera, quindi fare subito l'abbonamento annuale, anche se costa poco, è sbagliato, perché è vero che magari vi costa 300 euro, vi costa 200 euro, 400 euro, non lo so, ma se poi non ci andate avete buttato 300 euro. Purtroppo molte palestre vi attirano un po' così, no c'è il bagno turco, no c'è il parrucchiere, no c'è il tatuatore, sì, ma voi dovete andare lì ad allenarvi ragazzi, dovete andare lì a farvi tatuaggi li fate in un centro specializzato, insomma. Questo lo stiamo dicendo ovviamente perché abbiamo un'esperienza ormai di anni e gli errori, ripetiamo, sono sempre gli stessi. E per evitare questa cosa, appunto, seguite questa semplice regola, quindi fate meno, cioè meno nella singola sessione, ma per sempre, praticamente comunque la costanza. Sì. E mi raccomando, sarebbe il top se meglio piuttosto non farlo annuale, sì, fare il mensile, farvi seguire fatto bene fin dall'inizio, così imparate a allenare, capite anche se appunto vi piace, sì, così partite bene subito col piede, capito? Avete già, siete già pronti. Sì, ecco, diciamo che un altro errore che fanno molte persone, vanno in palestra, si iscrivono, vanno lì, ma poi cosa fanno? Cioè cosa fate? Siete un po' andate lì, sbando, seguite capito? Magari il vostro amico, fate delle robe a caso così perché vi avete visto quella persona. Perché in molti ambienti ovviamente non siete seguiti. E anche lì, se voi fate tutt'altro nella vita, fate un altro lavoro, fate il medico, l'avvocato, l'operaio, il commesso, il postino, non lo so, come sperate di avere risultati andando in un luogo che non conoscete, andare in un luogo che non sapete voi che cosa fate perché non è il vostro mondo? Come sperate di avere risultati? Non è che sollevando qualche peso qua e là il vostro fisico magicamente cambia, cioè scopiazzando anche le workout, un allenamento di un altro, perché magari lui ha qualcuno che lo sta seguendo, lo sta facendo per un motivo, voi non lo sapete, magari lo sta facendo, lo state copiando, e però poi alla fine non tirate su questi frutti, cioè sì, magari siete lì, avete sudato, siete stancati, siete un mazzo tanto per non recuperare, poi è per quello che in realtà mollate. Quindi mi raccomando, fatevi seguire fin da subito, o comunque chiedete aiuto a qualcuno che indirizza nel modo più corretto. Piuttosto, davvero, perché noi sentiamo tanti ragazzi che dicono: ah, io vado in quella palestra lì perché costa poco, però non è. Ma no, piuttosto, ragazzi, non andate. Cioè, se dovete andare in una palestra, spendere poco, ma non farvi seguire, fare la coda per i macchinari, fare la fila, avere magari l'attrezzatura non di qualità, la palestra sporca, non andate, state con vostro figlio, state con i vostri amici, state a casa sul divano, riposate. Fate altre cose che magari... Cioè, non siamo qua per prendervi in giro, cioè l'idea è, volete cambiare, dovete intanto capire qual è il vostro obiettivo. Dimagrire? Mettere su peso? Togliere la pancia? Aumentare la performance? Non lo sappiamo, ognuno di noi ha un obiettivo diverso. Ok, devo trovare
se voglio allenarmi in palestra, la palestra più vicina a casa mia. Massimo 10-15 km, non di più. Già 15 cominciano a essere impegnativi, perché se la palestra è troppo lontana non ci andrete. Quindi già questo lo diciamo anche quasi contro la nostra, nostro interesse, però lo diciamo per voi. Cioè la palestra deve essere vicina nel raggio di 10-15 km. 15 già deve valere la pena se non avete palestra intorno, ma più la palestra è vicina e meglio è, prima cosa. Secondo, non andate tutti i giorni, non fate subito la dieta, non fate tutto subito, ma fate le cose con calma, perché state cambiando, questo lo diciamo sempre, le vostre abitudini. Cioè se fino a ieri vi mangiavate un pacco di biscotti al giorno e non facevate niente, vi bevate magari il vostro grappino, il vostro vino, la vostra birretta, finite di lavorare, andate sul divano a giocare alla play, non è che da domani voi dovete comunque inserire piano piano le vostre abitudini. Quindi l'idea è magari cominciare una volta a settimana barra due, piano piano mangiare quello che volete, poi piano piano da due diventeranno tre, poi piano piano anziché mangiare mezzo pacco di biscotti ne mangerò metà e così via. Deve essere comunque il percorso che deve farvi cambiare, cioè non potete farlo da soli. Se fino adesso non l'avete fatto, cioè dovete chiedervi quanto tenete al vostro cambiamento, quanto è importante per voi guardarvi allo specchio ed essere finalmente felici di essere la persona che avete sempre desiderato di essere. Ecco, una volta fatto questo, sappiate che ovviamente non è gratis, perché comunque richiederà impegno. Gratis non parlo solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista proprio emotivo, di fatica. Quindi sarà un impegno che vi prenderete, dovete affrontarlo seriamente. A volte non avrete voglia, perché poi diciamo sempre, tante volte sarà più le volte in cui non avrete voglia di allenarvi rispetto alle volte in cui avrete voglia. Cioè anche noi quando ci alleniamo non è che siamo sempre felici, che sbatti, devo prendere allenarmi, ecco. Però se riuscite a fare questo in una chiave di costanza, cioè diventa un'abitudine, una routine, una routine, piano piano voi dovete farlo indipendentemente da voglia o non voglia. La voglia o non voglia non è importante, deve essere una cosa che fate proprio a macchinetta, cioè proprio perché ormai siete abituati a fare. Come si vanno ad inserire delle routine che si chiamano routine potenzianti dentro la vostra vita. Per fare ciò dovete farvi aiutare, deve esserci una persona esperta, in questo caso un coach, un trainer, che vi dà delle indicazioni appunto adeguate, perché voi non siete in grado di farlo, ma non perché siete stupidi, semplicemente perché non è il vostro lavoro, esatto. E quindi magari se in questo caso invece non riuscite ad allenarvi in palestra perché non avete figli, non avete il tempo, la palestra è lontana, noi abbiamo creato anche dei workout gratuiti su questo canale, quindi in caso se non ci conoscete iscrivetevi, workout da 10 minuti, quindi se non avete tempo, non avete spazio, non avete voglia, non avete attrezzi, non sapete neanche come incominciare, ci sono i nostri workout da 8 minuti, quindi prendete due volte a settimana, gratis, 8 minuti a settimana, ok, potete scegliere addome, full body, braccia, quello che volete, non è importante, perché tanto i nostri workout, anche se sono solo braccia, solo petto, bene o male sono quasi sempre completi, e cominciate così, due volte a settimana, ragazzi, 8 minuti, due volte a settimana sono un quarto d'ora a settimana che dedicate a voi stessi, quindi non è tanto. Cominciamo così, piano piano due diventeranno tre, poi comincerò a sentirmi meglio, sentirmi più in forma, fare meno fatica, comincerò a cercare magari una palestra in zona. Ecco, volendo, se volete, noi possiamo anche seguirvi in questo percorso, anche se non siete di Milano. Vi possiamo seguire a distanza, quindi possiamo tranquillamente farlo. Se volete, c'è anche il numero di telefono, potrete anche prenotare magari una consulenza, però comunque trovate tutti in descrizione, tutti i link. Quindi ragazzi, importante che vi affidiate a una persona competente, però non dovete, il messaggio di questo video è molto semplice, cioè non dovete fare le cose in maniera affrettata, come tanto so che magari lo farete, so che adesso sarete carichi, però state sbagliando, cioè so che avete questa voglia di perché vi sentite in colpa, e quello è il problema. Ora adesso si è abbuffato, si sente in colpa e vuole recuperare. Invece se voi fate le cose fatte bene, l'anno prossimo potrete mangiare quello che volete senza sentirvi in colpa, perché avete fatto un lavoro di un anno, e buttare via il lavoro di un anno in due giorni è praticamente impossibile, ok? Quindi quest'anno ormai quel che fatto è fatto. Volete cambiare, non siete soddisfatti, volete finalmente magari diventare la persona che vi è sempre piaciuto essere, questo è il momento giusto, abbiamo da veramente da tutta la vita davanti per poterlo fare, però
Mi raccomando, con calma, step by step, non andate domani a correre inutilmente o andare in palestra a sollevare pesi senza sapere il perché, perché non serve assolutamente a niente. Deve essere tutto fatto in maniera progressiva, quindi tutto fatto in base al vostro livello, al vostro obiettivo, perché magari, ad esempio, se voi dovete dimagrire, può essere anche sbagliato fare del cardio, potrebbe essere necessario fare dei pesi. Ok, ad esempio, quindi questo voi non lo potete sapere, dovete affidarvi a un esperto che vi dice che cosa fare, perché molti cominciano a fare cardio, cioè non è che sudare è sinonimo. Come farlo, vi dirà quanto farlo, perché anche il trainer serve anche a quello, no? Certo. A tenervi tra virgolette calmi, tranquilli, dirvi quello che vi stiamo dicendo noi oggi, cioè non è che vi fa allenare magari tutti i giorni se non vi siete allenati, c'è una scheda, facciamo finta, 3 volte alla settimana allenamento e voi dovete seguire quei 3 volte allenamento, e non è che l'ha fatto a caso. Il coach l'ha fatto apposta, perché voi da 3, poi magari fra 1 mese, 2 mesi passerete a 4 volte, poi passerete a 5. Se il coach vi mette già 6 giorni a settimana, già capite cosa che non va. C'è qualcosa che non va, perché prima o poi, comunque, se non siete abituati e vi stancherete, magari mollerete anche perché magari fate le cose fatte male, i risultati non arrivano e allora dite: cavolo, che cazzo faccio fare fatica? Certo. Non la faccio. Quindi mi raccomando, con calma, con qualcuno di serio che vi segua. Assolutamente, questo è molto molto importante, e direi che ci siamo detti comunque tutto, perché il messaggio poi era uno, chiaro, cioè non ci sono troppi tips, non vi vogliamo prendere in giro, troppe cose. Questo. Deve essere una cosa veramente semplice, costante, fate le cose 1 volta a settimana, 2 volte a settimana, non di più, non fate la dieta subito, perché è sconsigliato, perché la dieta forse rispetto all'allenamento è molto 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 più difficile da fare, perché dovete rinunciare a una cosa che vi piace, il cibo. E quindi noi diciamo sempre, sconsigliamo di fare subito la dieta, perché a livello proprio di abitudine è l'ultima cosa, cioè il consiglio che vi diamo è allenamento 1-2 volte a settimana, non più di 1 ora, perché se diventa troppo lungo anche lì andate a sfasare le vostre abitudini, quindi partite con 1/4 d'ora, poi diventerà 1/2 ora e poi diventerà 1 ora, già dopo l'ora diventa quasi anche inutile se il vostro obiettivo è principalmente estetico. Se poi invece il vostro obiettivo è gareggiare, diventare dei campioni, fare le gare e quant'altro, allora lì è diverso, ma su quello magari faremo un altro video. Adesso questo qui è rivolto a quelli che vogliono rimettersi in forma, e mi raccomando, a settimana piano piano inserite l'abitudine, magari sempre negli stessi giorni se possibile, perché almeno così sapete che il martedì e il giovedì ho questa abitudine. Potete magari anche fare dei corsi, anche i corsi in realtà aiutano parecchio, cioè il corso in realtà vi aiuta tanto a livello di motivazione. Se però avete la possibilità e avete fretta di cambiare, la fretta del voler cambiare potete tranquillamente sfruttarla come facendovi seguire in maniera personalizzata, perché solo il coach che vi segue in maniera personalizzata vi farà accorciare i tempi, perché vi dà delle indicazioni su di voi per il vostro obiettivo, cucite su di voi, mentre il corso è un po' per tutti, quindi sempre dipende un po' da quanto potete spendere, qual è l'obiettivo e quanta fretta avete. Poi ce l'avete scritto davanti quello che dovete fare, certo. Quindi anche quello è motivazione in realtà, no? Dici: ok, oggi devo fare questo. Sai già esattamente cosa bisogna fare, non che si va e si fa roba a caso. Perché anche a noi capita che magari quando siamo qui non abbiamo una scheda e dobbiamo fare le cose a caso, fai un po' quello, fai un po' quell'altro, poi torni a casa e dici: ma oggi l'ho fatto. Certo, boh. Perché poi ti perdi. Invece magari a volte vi allenate anche di più inutilmente e a volte vi allenate troppo poco. Invece se io ho un obiettivo, so che devo, magari non ho le trazioni, devo imparare le trazioni, il trainer valuterà il vostro livello, anche se voi partite da zero, vi farà una scheda per imparare ad esempio le trazioni, quindi ogni giorno avete degli esercizi, a fine mese le ho imparate? Sì, no, non è morto nessuno. Se le imparate, bene, se non le imparate cambiamo stimoli e pian piano sarà questo il livello. Ad esempio, col nostro metodo noi non lavoriamo petto, dorso, sul macchinario, farvi fatica inutile, cosa che non è che non funziona, funziona, ma noi in realtà vi insegniamo degli esercizi, quindi diventate più forti, il vostro fisico si adatta e migliora di conseguenza, quindi in questo caso l'estetica è un miglioramento della performance. E quindi questo è un metodo che ci ha consentito anche di far trasformare, questo è un metodo che ci ha consentito di trasformare le persone in maniera più rapida
rapida e diciamo facendole anche annoiare di meno. Però chi ci conosce sa, esatto. Se voi non ci conoscete comunque abbiamo questo canale, quindi potete anche provare gratuitamente appunto i nostri allenamenti. Potete parlare anche con chi ha già provato i nostri allenamenti e ha avuto i risultati appunto, sì. Perché si è affidata assolutamente. Se invece già magari vi state già allenando, siete già in forma, volete però fare l'upgrade, potete già inserire magari la dieta, perché magari avete già fatto un percorso di un anno, due, sei mesi, non lo so. Avete passato il Natale, siete già entrati nel mood dell'allenamento, adesso potete inserire la dieta, potete inserire anche una buona integrazione. Noi vi consigliamo in questo caso ad esempio MyProtein, adesso sono degli sconti incredibili. Vi consigliamo ad esempio queste proteine, si chiamano The Whey. The Whey sono le migliori proteine di MyProtein. E diciamo che hanno ottimi valori, hanno enzimi digestivi, con il codice Gorilla le pagate anche meno, quindi mi raccomando codice Gorilla. Potete adesso inserire magari l'integrazione, vi consigliamo proteine, la creatina, non chissà quante cose, già proteine, creatina, già sono ottime. Abbiamo anche spiegato, abbiamo fatto dei video sull'integrazione, su che cos'è la creatina, che cos'è sono le proteine. Adesso è il momento di comunque inserirle. Andate sul sito, mi raccomando, trovate in caso il link in descrizione, informatevi, comunque non è che diciamo baggianate, perché l'integrazione adesso comincia a diventare qualcosa di importante per i vostri muscoli, per la vostra performance, ma questo dopo che vi siete già allenati. Detto questo ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like a questo video, scrivete qua sotto se magari anche come vi ricominciate ad allenarvi. Assolutamente. Fate, qualche strategia. Fateci sapere che cosa, se farete palestra, calisthenics, powerlifting, cross. Fateci sapere. Qual è il vostro obiettivo anche? Se performance, se per estetica, se solo semplicemente per dimagrimento. Assolutamente. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella raga, ciao.